La storia di un'azienda tra le più note e affermate dell'imprenditoria calabrese, Callipo dal 1913, è il titolo del volume edito da Rubettino e scritto da Gianfranco Manfredi, presentato al Soverato nello spazio Mondadori Incontro della ex Comac, una iniziativa promossa dalla Proloco di Soverato. Io ho creato un gruppo di quasi 400 persone che lavorano con molta passione, con abnegazione. Ovviamente loro devono avere la loro soddisfazione. Ma in Calabria servono servizi, serve velocizzare le pratiche amministrative e burocratiche. Questo è il primo ostacolo. Si pensa sempre alla mafia, all'ndrangheta, alla malavita. Sicuramente è un ostacolo, però l'ostacolo principale, io l'ho sempre detto, è la mafia con la penna. Beh, è una storia antica, ma anche la storia di un'azienda modernissima, di un'azienda che ha, diciamo, le radici forti piantate in questo territorio e nel mare della Calabria, nel Tirreno, con la tradizione della pesca del tonno, delle mattanze, delle tonnare. E però è proiettata verso scenari d'avanguardia sia a livello imprenditoriale sia a livello di mercato, nel senso che la Callipo è un'azienda conosciuta in tutto il mondo per il tonno di qualità. A Pizzo, intorno alla Callipo, si è creato un piccolo polo del tonno, ma la Callipo è l'azienda non solo leader in Calabria, ma è un'azienda punto di riferimento in Italia e anche all'estero per quanto riguarda, ripeto, il tonno di qualità, perché il tonno di qualità è un tonno. È un tipo di lavorazione che si fa soprattutto in Italia e la Callipo è stata la prima in Calabria, fra le prime aziende in Italia a mettere il tonno in scatola sott'olio. La cosa che è bella per me è stata scoprire, come dire, l'epopea delle tonnare calabresi. È una delle tante storie, non raccontate della Calabria, perché per secoli, anzi direi per millenni, dall'epoca fenicia, poi al periodo romano, bagno greco e poi romano, la Calabria è stata una delle zone di pesca del tonno col sistema delle tonnare fisse più importanti di tutto il Mediterraneo. E il tonno che si pescava qui era famoso in tutto il mondo, addirittura c'è una citazione di poeti greci. Quindi per me è stato interessante scoprire questa storia del tonno e delle tonnare con i protagonisti, i mitici Rais, che erano quelli che comandavano il funzionamento, dirigevano la tonnare, l'impianto della tonnare, che è una cosa, un lavoro anche ingegneristico importante, e poi la storia, un pezzo importante della storia del lavoro in Calabria, della storia sociale della Calabria.